24 marzo 1944. In una cava sulla via Ardeatina, alle porte di Roma, 335 persone tra civili e militari italiani vengono trucidate dalle truppe di occupazione naziste. La spietata rappresaglia è la risposta dei tedeschi a un attentato avvenuto il giorno prima in via Rasella, in pieno centro a Roma. Un nucleo appartenente ai gruppi di Azione Patriottica, un'unità partigiana del Partito Comunista Italiano, fa esplodere un carretto pieno di esplosivo durante il passaggio di un reparto dell'undicesima compagnia del terzo battaglione del Polizeiregiment Bozen. Trentatré militari rimangono uccisi. Il comando tedesco stabilisce di passare per le armi 10 italiani per ogni tedesco morto in via Rasella. Incaricato di individuare la lista di prigionieri da eliminare è il colonnello Herbert Kappler, che a sua volta impone al questore di Roma Pietro Caruso di procurargli una lista di 50 condannati da inserire nel totale dei 330 da uccidere. L'individuazione di un così alto numero di persone da condannare a morte e i tentativi del questore Caruso di prendere tempo rendono difficoltose le operazioni della rappresaglia, da portare a termine entro il termine perentorio di 24 ore dall'attentato di via Rasella. Le vittime vengono prelevate dal carcere di Regina Coeli e dalla prigione di via Tasso. Nella lista vengono inseriti anche 75 ebrei in stato di arresto, in attesa di essere deportati. A più riprese vengono condotti all'interno delle cave sulla via Ardeatina, dove comincia il massacro che va avanti dalle prime ore del pomeriggio fino alla sera. I prigionieri vengono uccisi tramite un colpo di pistola alla nuca. All'ingresso, a controllare i nominativi inseriti nella lista, c'è il capitano delle SS Erich Priebke, che alla fine della strage rileva 5 uomini in più del numero previsto di 330 condannati, dovuti alla confusione dell'azione finale di rastrellamento. Al termine delle operazioni, gli ingressi delle cave vengono fatti crollare con delle cariche esplosive per occultare le prove dell'eccidio, che però viene confermato dallo stesso alto comando tedesco alle 22:55 della sera stessa tramite un comunicato. In seguito alla liberazione di Roma, nel giugno del 1944, il questore di Roma Pietro Caruso viene catturato, processato e condannato a morte. La sua fucilazione viene eseguita il 22 settembre 1944. Dopo la guerra, il colonnello Herbert Kappler viene processato nel 1948 da un tribunale militare italiano e condannato all'ergastolo. Nel 1977, gravemente malato, riesce clamorosamente a evadere dall'ospedale militare del Celio e a scappare in Germania, dove muore nel suo letto nel 1978. L'ex capitano delle SS Erich Priebke viene rintracciato nel 1994 in Argentina, dove vive da quasi 50 anni con il suo vero nome. Estradato in Italia e processato, nel 1998 viene condannato all'ergastolo con sentenza definitiva per la strage delle fosse Ardeatine. Erich Priebke muore all'età di 100 anni l'11 ottobre 2013. Il suo corpo viene sepolto in un luogo su cui vige attualmente il segreto di Stato.